Hai preparato bene la tua campagna, sei pronto per partire, ma ci sono ancora due aspetti da considerare prima di avviare concretamente la raccolta. Innanzitutto, la tua storia. Devi raccontare cosa stai facendo, qual è il tuo progetto, qual è il tuo disco, perché dovrei acquistare questo disco. Non devi raccontare la storia della tua vita, come è nato il tuo gruppo, il tuo artista, la tua passione. No, cerca di essere molto sintetico. Raccontare in 3-5 righe quello che stai facendo, il senso del disco oppure della tournée, quello che vuoi ottenere con questa campagna. Cerca di essere molto incisivo e di prepararti bene queste righe perché saranno molto importanti. Saranno la prima cosa che leggeranno i tuoi follower ed è bene catturare fin da subito la loro attenzione. Ci sono vari modi di scrivere una storia efficace. Fai una piccola ricerca sul web, mi raccomando, cerca di arrivare dritto al punto e di parlare soprattutto della tua musica. L'altro aspetto fondamentale sono i premi, le ricompense, quello che avranno i tuoi sostenitori appena contribuiscono alla tua campagna. Cerca di inserire una gamma di prezzi molto ampia, da 5 euro per un qualsiasi cosa, un saluto video, un ringraziamento particolare fino a anche le cifre più alte possibili. Ovviamente è bene calibrare i prezzi in base a quello che dai. Se per esempio offri una scena a casa tua, non metterla a 200 euro perché difficilmente qualcuno è disposto a pagare 200 euro per venire a cena a casa tua, con tutto il rispetto. Anche se ci metti dentro le spese di realizzazione del disco, eccetera. Cerca di considerare un prezzo equo in base a quello che dai. E mi raccomando, dai libero sfogo alla fantasia. Cerca di essere creativo, anche divertente se possibile. E non ti porre limiti in questo caso. Ripeto, la scena può essere un buon modo per ricompensare i tuoi sostenitori, le video lezioni di chitarra o di tecnica. Un remix personalizzato se sei un DJ. Ora, ovviamente, perché qualcuno paghi a caro prezzo una lezione da te, devi essere riconosciuto e stimato. Però, come dire, puoi considerare un prezzo onesto e inserire qualche cosa in più che può interessare chi si avvicina alla tua campagna. Non ti porre dei limiti in questo caso, metti anche delle ricompense molto alte. Che non si sa mai, che magari qualcuno potrebbe sorprenderti perché ti vuol fare veramente un bel regalo. E capita spesso, insomma, le donazioni, chi si avvicina al tuo progetto, possono essere anche molto importanti. L'importante è che tu dia un riconoscimento altrettanto importante a chi ti fa questo tipo di donazioni. Adesso che sei praticamente pronto per avviare la tua campagna, continua a seguirmi per tutte le indicazioni necessarie per affrontare il tuo crowdfunding al meglio.